E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 5.000 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E vi volevo ricordare che se avete da sistemare il vostro camper, avete delle infiltrazioni, volete riverniciare il vostro camper esternamente, fare dei lavori anche internamente di abbellimento, mettere il laminato, fare anche delle installazioni, per esempio anche nella parte elettrica, ma non cose complesse. Vi posso mettere l'impianto fotovoltaico, una batteria aggiuntiva, in senso della batteria servizi. Però per il resto, comunque, come vi ho detto prima, tutto e tutti gli altri tipi di lavori ve li faccio. L'unica cosa è che sull'impianto elettrico, rifare tipo l'impianto elettrico, lì non sono capace. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper sul marketplace di Facebook. Si tratta di un rimorco ala 100, un camper che abbiamo già visto diverse volte. Allora parliamo di un camper di fascia economica, dimensioni intorno ai 5,80 m a 5,90 m, ideale per la famiglia. È uno dei miei camper preferiti, insieme al Caravan International modello turistico e anche all'Eldag Clipper. È uno dei miei preferiti. Ci stanno anche tanti altri camper, come per esempio l'Eldag su base Bedford, ma ce ne sono veramente tanti. Ci sarebbe una lista veramente lunga. Allora passiamo un pochetto a vedere la parte interna. Quindi entrando sulla sinistra abbiamo sempre la nostra cucina con frigorifero trivalente, lavandino, i due fuochi. Poi abbiamo la dinette principale. Nella parte posteriore credo che sia stata fatta una modifica, perché c'è praticamente un letto che è una piazza e mezza. Non è un letto alla francese, ma è più un letto alla piazza e mezza. Poi nella parte a sinistra poi troviamo un armadietto con la stufa della Truma. Bagno nella parte posteriore, classico WC, piatto dolce e lavandino. In questo modello già vedo che il bagno è leggermente più largo, quindi credo che sia quello con il piatto dolce molto più ampio. Ma per il resto, comunque, il rimorquata che faceva le versioni 100, 120 e 130 comunque aveva dei bagni veramente spaziosi, anche in un camper così piccoli. Per il resto poi abbiamo tutta la parte del tetto berlinata, vari cassetti nel camper, la parte della mansarda. Ho visto una cosa che leggermente non è che proprio mi convince, però quella è da verificare. Se vedete, lì è stata riparata un'infiltrazione, credo, nella parte dove c'è la sua finestrina. Non so se è stata riparata bene o è stata messa una toppa solo per farla vedere che è tutto a posto. Quindi c'è una toppa messa lì solo per farla vedere così, e sotto c'è un'infiltrazione. Quindi questo non so dirvelo. Passiamo a parlare un pochetto anche della parte della cabina. Abbiamo anche la parte della foto. Meno male che ogni tanto mettono anche queste foto. Intanto abbiamo la classica cabina del Ford Transit. Tre sedili nella parte anteriore, classico cruscotto, cambia 5 marce se vedete. E per il resto comunque è la classica cabina del Ford Transit. Comunque si vede che è tenuta in buone condizioni. Passiamo a parlare un pochetto della parte della motorizzazione. Allora intanto è montato su meccanica Ford Transit 2005 diesel aspirato, trazione posteriore, ruote singole perché questo è un pianalato e non è un gemellato. Il chilometraggio non è stato specificato e questo camper è del 1989. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora se vedete il camper esternamente, la parete laterale sta in buone condizioni e anche la parte frontale. La parte della carrozzeria della cabina sta in buone condizioni, punti di ruggine non ci sono, quindi questa è una cosa positiva. Ma se vedete nella parte della parete posteriore, secondo me è da riverniciare, quindi non so neanche la parte a sinistra. Magari vi lascio qui il video nelle schede. Io con il mio vecchio camper l'avevo riverniciato con 70 euro. Poi se non siete capaci, volendo vi potete rivolgere a me. Io rivernicerei tutto il camper esternamente di bianco. Non è una spesa veramente esagerata e veramente viene una cosa molto carina. Poi come accessori esterni troviamo il tendalino esterno, il portabici nella parte posteriore, la scaletta per salire e il portapacchi nella parte superiore. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo fantastico rimorco ala 100 vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare. E per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.